sono sempre le stesse persone che hanno fatto clientele. Noi abbiamo 2000 dirigenti in Sicilia e Raffaele Lombardo ha dato mandato per 5 anni a 1 milione di euro netti a un dirigente per il consorzio delle autostrade siciliane. C'è stata la nomina dei primari l'altro ieri, ma ci rendiamo conto delle clientele che ci sono, del debito, poi dice c'è il default, arrivano altri 900 milioni di euro al di là del patto di stabilità per risanare i debiti, sono debiti su debiti, se non si capisce la macchina amministrativa che è fatta di corruzione e clientela e poi ce li ritroviamo là, come se non avessero fatto niente, tutti insieme, UDC, PDL, MPA. Hanno distrutto un territorio perché tanto i siciliani, come si diceva nel Gattopardo, amano il sonno e odieranno sempre chi li vorrà svegliare. Le cose si devono sapere, ci sono dei colpevoli, c'è gente indagata, c'è gente che ha fatto truffa, c'è gente che ha fatto peculato. Mentre questa gente faceva queste porcherie, noi con Pierpaolo Montalto eravamo in piazza con i pulizieri, eravamo in piazza con i senza tetto. Questa è storia, ecco perché vi dico, il programma elettorale sì, va bene, ma avranno tutti un bel programma elettorale. Guardiamo il passato, il recente passato, guardiamo gli scandali, guardiamo cosa non hanno fatto, guardiamo i loro rapporti con la mafia, guardiamo chi ha fatto opposizione, guardiamo i conti di questa regione, guardiamo come sono andate le cose. È una regione, è una terra senza storia. Allora, noi non siamo complici del disastro che hanno causato in questi 15 anni tutti, dal PDL al PD, all'MPA e all'UDC. Noi 15 anni fa facevamo un'opposizione forte a questi poteri e alla mafia e adesso ci presentiamo per denunciare, sempre a testa alta, per fare opposizione, perché non è possibile che ci troviamo in queste condizioni. Dove il governo Monti ci tartasse di tasse, dove praticamente alla Sicilia danno soldi al di là del patto di stabilità, da soldi all'Unione Europea e questi soldi servono sempre per accomodare gli amici. Ora, se non prendiamo consapevolezza della discontinuità che occorre, alla fine possiamo cadere nel tranello che tanto sono distanti, tanto sono tutti una cosa. Vedete, non occorre il comico che viene qua e fa le non occorre il comico che fa le traversate, che viene e chiude, occorre notare l'impegno, occorre notare i programmi economici, questa è la cosa più importante. E chiudo con questo, il nostro slogan è: non può essere più cosa loro la Sicilia, perché la Sicilia è bene comune. Occorre l'appoggio popolare, perché il voto di protesta è un voto contro la clientela e il malaffare che da 20 anni ci governa. Grazie.